I problemi sono due, il tempo stringe. Primo, i propulsori sono a secco. Secondo, la centrifuga gravitazionale è spenta, cioè un paio di trilioni di tonnellate di roccia ci tirano giù. Deve riattivare quella centrifuga, rifornire il propulsore principale e azionarlo, così potrò stabilizzare l'orbita. Eccoci dunque al capitolo 3, denominato correzione di rotta. Non è un capitolo che amo particolarmente, tutt'altro. Registro personale, ufficiale tecnico Jacob Temple. Sono passati 2 giorni da quando hanno perforato quel pianeta, dalla morte del capitano. Il panico, le rivolte, non erano nulla visto quello che è successo dopo. I nostri amici, i colleghi hanno iniziato a tornare, cambiati, a tornare per ucciderci, per portarci via. Racker è sparito stamattina e sono sicuro che ormai sia morto. I miei uomini iniziano a cedere. Sto cercando di tenerli sotto controllo, ma ora ho problemi più gravi. Stiamo perdendo carburante, il propulsore primario quasi non regge più. Danvers e io cercheremo di raggiungere il deposito carburante per le riparazioni. Temple, chiudo. Avete visto che abbiamo fatto la conoscenza, che sei in diretta di uno dei personaggi secondari del gioco, ossia l'ufficiale tecnico Temple, Jacob Temple. Dunque, abbiamo abbastanza soldi per un nodo energetico. Io ho un po' la fissa di comprarne più possibile, perché amo il potenziamento delle armi. Questo capitolo è un po' lungo, un po' troppo lungo per i miei gusti. Fonte tecnico, dove ci troviamo, sarà scenario della nostra missione, ossia riattivare innanzitutto l'emissione di carburante d'emergenza della Ishimura. Per far ciò dobbiamo schiacciare 2 interruttori, o meglio, tirare 2 leve in 2 punti diversi. Ho dimenticato di fare una cosa importante. Vi dicevo verso la fine del capitolo 2 che è importante sempre smembrare i cadaveri per prevenire l'eventuale lavoro di un infector, uno o più infector, ossia quei mostri a forma di pipistrello che trasformano i cadaveri in super slasher. Questo cadavere dovrà essere smembrato e poi vedrete il motivo. Bastano 3 arti su 4 e il necromorfo non potrà più avvenire la trasformazione. Dunque, ho di collezionare più strumenti possibile, perché questo livello sarà lungo. Cosa diavolo sta succedendo qui? Anderson è impazzito! Si sta strappando i denti! Anderson, per l'amor di Dio! Oddio! È morto! Calma! È vivo! Però ha sbattuto violentemente contro quella porta! Merda! Ma perché ha fatto una cosa del genere? Non capisco! Come vedete, la follia, anzi, come sentite, la follia sugli Ishimura si diffondeva, o meglio, visto che questo audiolog è precedente alla venuta di Isaac sulla nave, si diffondeva sempre più violentemente. Adesso abbiamo potenziato i nostri punti ferita del nostro rig, dunque anziché 4 barre di energia sul rig, sulla schiena, abbiamo 5. La prossima cosa che vorrei potenziare è la stasi, per far sì che duri di più. Ok, o magari allungare appunto la quantità di energia, aumentare la quantità di energia disponibile in energia di stasi. Dunque,
andiamo dopo. Rimattiamo questo. Sequenza di rifornimento attivata. È una delle due leve che vi dicevo. Bisogna spingere per riattivare la sequenza di rifornimento di emergenza. Comunque adesso ci dovremmo vedercela contro diversi nemici. E qui la pistola multiraggio può risultare molto ma molto utile. Soprattutto il fuoco secondario, vedremo perché. Veramente piano piano di nemici. Super Slash hanno bisogno di piccolo incoraggiamento in più per morire, perché sono veramente resistenti. Ci siamo liberati facilmente di almeno 4-5 Slash grazie al potentissimo fuoco secondario della pistola multiraggio, che devo dire che soprattutto in questa circostanza è veramente utile. In generale comunque è un'ottima arma, anche se io ripeto non l'amo particolarmente, preferisco l'altro genere di armi. Poi ovviamente starà a voi decidere la combinazione migliore per le armi da portare con voi. Ne possono portare un massimo di 4. Non dovevamo lasciarlo in vita, non dovevamo lasciarlo in vita. Piantala Denver, basta ora. Registro tecnico, parla Temple. Qualcuno ha interrotto il flusso di carburante al propulsore primario, danneggiando anche le valvole. Devono essere riparate perché io possa riattivarle e resta poco tempo per farlo. Con il propulsore non attivo, il decadimento dell'orbita inizierà tra 10 ore. Non riesco a capire che sia stato. Se è qualcuno di quei bastardi di unitologi, li ammazzo. Anders, ma che cosa stavano arrivando? Non dovevamo lasciarlo in vita. Taci, Anders, e aiutami con gli attrezzi. Temple, chiudo. Come vedete siamo stati previdenti a portare con noi quel canestro esplosivo. Guardate che ogni volta che c'è un canestro esplosivo vuol dire che in qualche modo ci servirà, dunque se ce lo portiamo non facciamo mai un errore. La stasi sembra molto utile. Invece in questo livello in cui la stasi scarseggia a dir poco. Prima di salvare attiviamo la seconda leva del carburante. C'è anche lo schema del tagliatore che non possiamo assolutamente prendere, ma lo prendiamo lo stesso, sbarazzandoci magari di questo kit medico piccolo. Il tagliatore è un'arma un po' difficile da usare, ma che se potenziata al massimo diventa ancora molto utile. Combustibile sufficiente per l'accensione del propulsore principale. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Isaac, funziona. Il carburante c'è, è soltanto un quarto, ma basterà ripristinare l'orbita quando attiverai il motore. Ma che diavolo? Falso allarme. Credevo di aver visto qualcosa. Vedete che ci vogliono ben 7 colpi. Devo uccidere uno di questi lurker, visto che ancora la nostra al plasma non è molto ben potenziato. Ne vedo un altro. Ancora due. Vedete che sparano. Pensavo di averlo
livelli colpiti con la stasi entrambi, ma evidentemente mi sbagliavo. Comunque, per nostra fortuna c'è più un kit medico piccolo che abbiamo lasciato. Possiamo riprenderlo. Anzi, lo utilizziamo. Perché un colpo di questi stronzi basta a levarci ben due slot di energia. Almeno per adesso, visto che abbiamo questa tuta con un'armatura non irresistibile, diciamo, visto che sono la tuta livello 2. Ecco altri lurker. No, non ci sono lurker. In compenso ci aspetta. Ero senza proiettili. Ci aspetta uno slasher al ritorno, in compagnia di diversi piccoli swarm, arrivate quei piccoli insettini. Eccolo lì che scappa, ma in realtà il nostro incontro con lui è solo rimandato. Io tiro stasi, ma non servire a nulla. È già la seconda volta che lo colpisco. Attenzione, un piccolo insettino sopravvissuto. Dunque, ora si spiega il motivo per cui abbiamo smembrato questo cadavere che era magicamente andato al suo posto. Ecco qua. Questo simpaticone. Nel caso non avessimo smembrato il cadavere l'avrebbe trasformato in un super slasher che non avevamo nessuna voglia di affrontare. Tutti morti come i pipistrelli, nel caso non trovino nessun cadavere da trasformare, per cercheranno di attaccarci loro stessi, saltandoci addosso. In questo modo. Fortunatamente siamo riusciti a ucciderlo, anche se ci ha consumato un po' di energia. Mi sono distratto. Dunque. Posso permettere un altro nome energetico. La musica mi sta facendo un po' complessare.